Questo terzo seminario ha come titolo Dio ti salva. Qui adesso scendiamo dal cielo sulla terra. Nei primi due temi svolti siamo saliti in alto. Abbiamo pregustato le gioie di Dio, la gioia della chiamata, la chiamata all'amore, le gioie dell'amore di Dio. Siamo rimasti un po' estasiati di questa nostra sublime vocazione e di questo immenso, infinito amore che Dio ci porta. Adesso scendiamo dal cielo, nelle profondità del mare. Siamo come catapultati in un altro mondo, che poi è il nostro mondo. E siamo invitati a prendere conoscenza della situazione in cui ci troviamo. Parlando delle quattro verità pilastre della vita nuova, nello spirito, abbiamo individuato il primo pilastro che Dio mi ama. Il secondo pilastro è che io non posso riamare Dio. Non posso entrare in comunione con Dio, perché sono impedito dal mio peccato. Io sono un peccatore. E il secondo pilastro, la seconda verità base, da cui parte la nostra vita carismatica. Finché non prendiamo coscienza di essere peccatori e che da noi non possiamo far nulla, come diceva Gesù, non potete da voi far nulla, noi ancora non siamo con le carte in regola. Dobbiamo essere coscienti di essere nel peccato e nella impossibilità nostra, radicale, di elevarci a Dio, se non è Dio a scendere a noi, a prenderci con sé e a portarci su. Ed è bene che noi prendiamo coscienza della situazione in cui l'uomo si trova, evidentemente senza la grazia di Dio. Perché noi adesso siamo innestati in Cristo Gesù, in noi c'è la vita nuova, per cui ci consideriamo ancora in uno stato in cui, pur con la vita nuova, ci troviamo, cioè nella situazione di un mondo peccatore. Se guardiamo attorno a noi, dobbiamo accorgerci che esiste il male. Come ci siamo aperti alla visione del sommo bene, così dobbiamo aprirci alla visione del male in cui l'uomo si trova. Questo mondo pur così bello è un mondo in cui c'è il male. Male nell'ordine morale, che vedremo meglio tra poco. Guerre, persecuzioni, vessazioni, ingiustizie, odi, dissidi,
pornografia, sessualità, lussuria, ingordigia, oppressione dei poveri, emarginazione dei deboli. E così via di seguito. Sono realtà che viviamo ogni giorno, nel mondo in cui ci troviamo. Basta leggere i giornali, basta dare uno sguardo. Le guerre che insanguinano il suolo, quanti innocenti che muoiono, quante nazioni si dissanguano, la droga che miete tante vittime. Comunque c'è tanto male morale attorno a noi che non possiamo negare. Male di ordine morale, male di ordine così intellettuale. Quanti errori, quante ideologie perverse. Che cosa non ha pensato di erroneo l'uomo? Quante filosofie aberranti, quanti errori che hanno disseminato morte, che hanno sviato gli uomini. Non siamo qui ad enumerare. E anche sul piano fisico, quanti mali, quante malattie di ogni genere, quante cliniche e ospedali pieni di ammalati. La civiltà si fa sempre più progredita, ma le malattie crescono, non diminuiscono. La sofferenza cresce, la tecnica, la scienza non arrivano a debellare le malattie. Per cui noi ci troviamo in un mondo dove c'è tanto male, di ordine morale, di ordine intellettuale, di ordine fisico. Adesso chiudiamo gli occhi e guardiamo nel microcosmo. Il microcosmo siamo noi. Con microscopio cerchiamo di vedere dentro di noi. Il Vaticano II ha delle belle pagine nella Gaudium et Spes sul male che è dentro di noi. C'è un dissidio che avvertiva già Paolo. Ci sono due leggi dentro di me, la legge del bene e la legge del male. Ma io seguo la legge del male, non la legge del bene. Ovidio, grande poeta pagano, in due versi esprime questa realtà. Video bona proboque deteriora sequor. Io vedo il bene e lo approvo, però mi appiglio alle cose peggiori. Perché c'è un dissidio tra il vedere e il fare. Io vedo il bene, ma non riesco a fare il bene. Già lo diceva Dio, proprio nelle prime pagine del Genesi, quando distrusse l'universo col diluvio. Dio si pentì. Dice la scrittura di aver distrutto l'uomo. E disse, bene, io ho distrutto l'uomo, ma non lo distruggerò più.
perché ho constatato, so, che l'uomo nasce con questa inclinazione al male. Fin dalla nascita il suo cuore è portato al male. Lo diceva pertanto Dio proprio nelle prime pagine della Genesi. E noi troviamo questo peccato dentro di noi, questa inclinazione al male, questo voler fare il male, questa legge della carne, non soltanto della carne nel senso della lussuria, delle passioni, ma anche nel senso degli altri vizi capitali, l'orgoglio, la superbia, l'invidia, la gelosia, l'ingordigia, le tre concupiscenze che ci dominano e che ci dividono. Noi siamo in una schizofrenia, diciamo, interiore, una divisione dentro di noi, dice il Concilio Vaticano, tra il bene e il male, tra la legge giusta per il bene e la legge cattiva, tirannide, la tirannia per il male. E allora ci domandiamo, ma perché questa situazione? Male attorno a noi, male dentro di noi, e non soltanto morale. Dobbiamo studiare a tutta forza per liberarci dagli errori. E poi anche c'è il male fisico dentro di noi, la infermità, l'infermità che non è malattia, cioè non essere fermi nella salute, cioè essere esposti al contagio, a tutti i virus, a tutti i traumi. Dunque c'è un male anche dentro di noi, di ordine intellettuale, i nostri limiti, di ordine morale, di ordine fisico. Perché tutto questo? Qual è il motivo di questo male attorno a noi e dentro di noi? E di cui non possiamo liberarci? L'uomo con tutti i suoi ritrovati non ha potuto debellare il male della terra, e neanche noi. Con tutta la buona volontà non possiamo debellare il male che è dentro di noi. Almeno lo stato di tendenze, pur nella grazia di Cristo, questo male resta. Siamo tutti peccatori. Ecco che si profila la causa di questo male, e sociale e individuale, il peccato. Il mysterium iniquitatis, il mistero del peccato. Sapete come c'è il mysterium salutis, così anche c'è il mysterium iniquitatis, il mistero della salute, cioè della salvezza, e il mistero dell'iniquità. Vedremo a chi fa capo questo mysterium iniquitatis. Comunque esiste il mysterium iniquitatis, il mistero dell'iniquità, il mistero del peccato, che ci avvolge dal di fuori, che ci tormenta dal di dentro. Una realtà tenebrosa, immensa, quasi infinita, non dico infinita, perché infinito c'è solo Dio. Diceva Paolo, chi mi salverà dalla legge del peccato? E dà una risposta, la grazia di Cristo. Ma avverte che c'è questa legge del peccato, quel peccato che commise Adamo ed Eva e che si propaga in questo mondo,
ossia quella situazione di peccato in cui noi ci troviamo. Su di noi pesa non soltanto il peccato d'Adamo, ma tutti i peccati commessi dalle generazioni precedenti che gravano sulla situazione odierna, un cumulo di iniquità di cui portiamo le conseguenze e da cui ci ha liberati Cristo, in partenza almeno, gli radici. Il peccato, per cui nessuno c'è giusto in questo mondo. Siccome noi apparteniamo a questa generazione perversa di questo mondo, noi tutti siamo peccatori, perché il peccato grava su tutto il genere umano e su di noi che siamo figli dei nostri padri, parte del genere umano. Paolo nella lettera ai Romani, dopo aver descritto con fosche tinte la situazione in cui si trova il mondo, poi dice: che dunque? Abbiamo infatti dimostrato precedentemente che giudei e greci, c'è tutto il mondo, tutti, sono sotto il dominio del peccato, come recita la scrittura. Non c'è nessun giusto, nemmeno uno. Non c'è sapiente, non c'è chi cerchi Dio. Tutti hanno traviato e si sono pervertiti. Non c'è chi compie il bene, non ce n'è neppure uno. Eccetera, eccetera. Dunque, conclude Paolo, nessun uomo sarà giustificato davanti a lui, perché tutti siamo sotto la legge del peccato. Questa è la grande realtà. E allora dobbiamo confessare che noi siamo peccatori, tutti peccatori. Ma Gesù è venuto per noi peccatori. Non sono venuto per i giusti, ma per i peccatori. E siccome Gesù è venuto per tutti, dunque è venuto per noi che siamo peccatori, vuol dire che tutti siamo peccatori. E se qualcuno, continua ancora Giovanni, dicesse che è senza peccato, farebbe menzognero Dio, il quale dice che tutti pari pari siamo peccatori. Prendere coscienza di questa realtà in cui siamo, confessare il nostro peccato, è l'inizio della salvezza, perché se noi confessiamo che Gesù è venuto per salvare me che sono peccatore, io invocando il suo nome sarò salvo. Dio mi salva. Se io peccatore riconosco che Gesù, mandato dal Padre, è venuto a salvarmi e mi lascio salvare da Lui, io sono nella vita. Se io invece non riconosco colui che il Padre ha mandato per liberarmi dal peccato, io rimango nel peccato. Quello che diceva Gesù ai farisei: voi siete ciechi e per questo il vostro peccato rimane. Ma se noi riconosciamo che Cristo è il Signore, che il Padre lo ha mandato per la nostra salvezza,
Già da questo riconoscimento incomincia la nostra salvezza, il Mysterium Salutis incomincia ad operare dentro di noi e si innesta nel Mysterium Iniquitatis. Ma dietro il peccato, perché questo peccato? Che c'entra questo peccato? Come è venuto questo peccato? Dio ce lo rivela. Il peccato è uno dei misteri. È un mistero. È una verità di fede. E soltanto a livello di fede noi lo possiamo accettare. Ci sono gli uomini perversi, peccatori, i quali non riconoscono di avere il peccato. E dicono che peccato è peccato. Invece il peccato esiste. Dobbiamo riconoscere il peccato e ascoltare Dio, il quale ci dice qual è l'origine del peccato. Proprio agli inizi dell'umanità, l'uomo si trovava in uno stato di giustizia, di santità. Dio conversava con l'uomo, l'uomo era in comunione con Dio, ma ci fu un momento in cui l'uomo ruppe questa comunione. Dio chiamò l'uomo, Adamo, Adamo, Eva, Eva, e l'uomo si nascose. Aveva rotto la comunione con il suo Signore. Si era fatto simile a Dio. Aveva disobbedito a Dio. Aveva creduto di poter diventare, mangiando il pomo, diventare simili a Lui, conoscitore, arbitro del bene e del male. Il peccato di Adamo ed Eva consistette in questo: farsi arbitro del bene e del male. Era l'uomo che doveva decidere questo è bene e questo è male. Invece l'uomo non decide ciò che è bene e ciò che è male, lo decide Dio, perché è Dio che ci dice ciò che è bene, ciò che è male. E l'uomo disobbedì a Dio, ruppa la comunione con Dio, fu cacciato dal paradiso terrestre, cioè dal regno della giustizia e della santità, e venne in questo mondo di tribole e di spine, con tutte le conseguenze di cui vi ho parlato. Perdette tutti i doni preternaturali, oltre che i doni soprannaturali, e si sottomise così ad ogni forma di male a causa del peccato. Però a monte del peccato c'è un individuo, dice il libro della Sapienza, per l'invidia del diavolo il peccato è entrato in questo mondo. C'è uno, il grande nemico, che sta dietro il male, dietro il peccato, dietro ogni peccato, e schiavizza l'uomo che commette il peccato. Come il Mysterium Salutis, il mistero della salvezza, fa capo ad uno che è Cristo, così il mistero dell'iniquità fa capo ad uno che si chiama il diavolo, da cui Adamo, il vecchio Adamo, si lasciò sedurre. E allora noi abbiamo individuato
il grande nemico. Il diavolo. Abbiamo individuato il grande nemico, il peccato. Abbiamo individuato il mondo che è il regno del peccato, il regno in cui domina il maligno. Gesù, parlando del maligno, diceva: il principe di questo mondo, il re di questo mondo, lo chiama Paolo. E Gesù, il principe di questo mondo, il principe di questo mondo viene adesso scacciato fuori. Comunque c'è un principe in questo mondo che si chiama Satana, e c'è un regno, il regno del peccato, a cui si contrappone il mondo della grazia, il mondo nuovo, il mondo di Cristo, il mondo in cui Cristo ci ha trasferiti. Ai Colossesi si è detto: egli ci ha trasferiti dal regno delle tenebre nel regno della luce. Ma c'è una lotta tremenda tra la luce e le tenebre, e noi siamo al centro di questa lotta. Noi siamo chiamati a lottare con Cristo per sottrarci alle tenebre dell'errore, del peccato e di qualunque male. Cristo è venuto a salvarci. Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio per riscattare quelli che erano sotto la legge, per salvarci. E il figlio di Dio è venuto, Gesù benedetto, Salvatore. Chiunque invocherà il nome di Yahweh sarà salvo. Chiunque invocherà il Signore Gesù sarà salvo. Questo invocare significa rendersi partecipe della salvezza che Lui ha operato. Quando Pietro, dopo aver guarito lo storpio alla porta bella, si rivolge a tutto il popolo e al Sinedrio, ha queste parole: sappia la casa di Israele, sappia tutto il mondo, che non c'è altro in cui Dio ha posto la salvezza dell'uomo se non Cristo Gesù. È la prima definizione dogmatica del primo Papa, Pietro. Di fronte alla Chiesa di Israele, che rappresentava la Chiesa, e di fronte al mondo, dalla prima grande definizione dogmatica: soltanto Gesù è il Salvatore. Da questa situazione di peccato, soltanto Cristo mi salva. Se io invocherò Gesù, se tu confesserai, cioè se tu crederai dentro il tuo cuore che Gesù è il Salvatore, se tu lo confesserai con la bocca, sarai salvo. Però colui che ti ha creato senza di te, dice Agostino, non ti salverà senza di te. Noi abbiamo da combattere con Lui per essere insieme con Lui i salvatori di noi stessi. Incombe una lotta continua che dobbiamo ingaggiare contro le tre potenze nemiche per vincere il peccato che è dentro di noi e fuori di noi,
E questa lotta la combattiamo con Cristo, nello spirito di Cristo. Abbiamo i tre grandi nemici, il mondo, il demonio e la carne. Intendendo per carne la parte deteriore di noi, ossia quella parte ancora dominata dal peccato, perché Cristo ci ha salvato, ci ha innestato in sé, ci ha dato la grazia, ma ci rimane ancora il vecchio uomo finché noi siamo in questo mondo. E dal vecchio uomo ancora possono germinare frutti di peccato, che sono le cosiddette opere della carne, di cui parla Paolo nella lettera ai Galati e di cui parla ancora Paolo nella lettera ai Romani. Dobbiamo combattere contro il vecchio uomo, dobbiamo combattere per la vita nuova, contro la vita nella carne, in modo che possiamo trasferirci dall'uomo carnale nell'uomo spirituale. È la prima grande lotta che siamo chiamati a combattere, sicuri di vincere perché abbiamo la grazia di Cristo con noi. Abbiamo il mondo che è attorno a noi e in cui viviamo e contro cui Cristo ci ha premunito. Padre, io ti prego per questi miei che mi hai dato. Essi sono nel mondo, ma non sono del mondo. Io ti prego per loro, non ti prego per il mondo, perché il mondo è perverso. Cristo ha escluso il mondo, dico il mondo perverso, dalla sua preghiera. Però è vero che il mondo deve essere salvato, cioè la parte migliore, l'umanità, deve essere salvata. Dio tanto ha amato il mondo da inviare suo figlio per la salvezza del mondo. Però è vero che per mondo noi intendiamo anche la corruzione, tutto ciò che nel mondo è corrotto, ossia le tre concupiscenze di cui parla Giovanni: la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, la superbia della vita. Queste tre concupiscenze che appartengono al mondo e caratterizzano il mondo stanno come i nostri nemici. E queste tre concupiscenze formano il mondo in cui viviamo e che noi dobbiamo combattere e vincere. Confidati, o figli, diceva Gesù, io ho vinto il mondo. Noi siamo chiamati a vincere la carne nello spirito e a vincere il mondo in Cristo Gesù. E resta il grande terzo nemico che sta in questo mondo, perché tutto il mondo, dice Giovanni, giace sotto il potere del maligno. E Giovanni lo dice dopo la resurrezione di Cristo, dopo la redenzione, tuttora il mondo giace sotto il potere del maligno. Il maligno è il principe di questo mondo, il quale combatte perché sa che gli resta ancora poco tempo, ci nuoce in tante maniere. Ci diceva Paolo che la nostra battaglia non è tanto contro la carne e il sangue, quanto contro i principi che stanno nell'aria, le potenze dell'aria, i principi di questo mondo, contro i dominatori di questo mondo tenebroso, principati, potestà, troni, dominazioni. Sono tutte potenze celesti decadute che combattono contro di noi. E abbiamo le armi indicate da Paolo nella lettera agli Efesini 6. E Pietro ci avverte:
State attenti, perché il diavolo, come leone ruggente, gira attorno a voi, cercando chi divorare, ma voi rimanete saldi nella fede. E Paolo parlava ai cristiani, redenti dal sangue di Cristo. Dunque noi abbiamo una lotta anche contro il demonio, in tutte le sue manifestazioni. E allora la nostra vita acquista un dinamismo nuovo. Il cristiano vero è un lottatore, per questo è crismato, e per questo riceve l'effusione dello Spirito, per lottare. Lottare contro le potenze straniere, lottare per vincere il diavolo in sé e vincere negli altri, per non vivere più sotto il dominio della carne, ma sotto il dominio dello Spirito, per vincere il mondo e rifare il mondo, cioè riorientare le realtà terrene che gemono, aspettando la redenzione, riorientarli a Dio. Ecco la lotta del cristiano, lotta individuale e lotta sociale. Dobbiamo prendere questo dinamismo. La nostra vita cristiana non è statica, è una vita dinamica. Siamo dei lottatori, insieme con Cristo. Le armi le abbiamo, ce l'ha dato Cristo. Sono nelle nostre mani. È una battaglia immensa che noi combattiamo e che combattiamo seduti, seduti in Cristo, sicuri di vincere, perché la grazia di Cristo è dentro di noi, perché lo Spirito di Cristo abita in noi. E allora, fratelli e sorelle, animo, gioia, forza, sicurezza. Cristo è con noi, lo Spirito di Cristo è con noi, noi vinceremo, perché noi siamo ormai nel mondo dei salvati. Noi abbiamo aderito a Cristo nella fede, noi siamo stati battezzati in Lui, immersi in Lui e viviamo della sua vita, ma ci incombe la lotta, una lotta tremenda che dobbiamo combattere, ma che siamo sicuri di vincere. Alleluia.